Quella che stai riprendendo è più o meno la mia collezione di cose fatte, di cose che amo, di animazione ovviamente. Nello specifico ci sono molti cartoni animati che vedevo da ragazzino e che oggi ho la possibilità di esporre qui per il mio piacere personale. Molte dei cofanetti che vedi, sono anche cose che ho fatto proprio a livello di doppiaggio come direttore e come dialoghista, ecco appunto Capitan Harlock. E poi sotto ci sono delle collezioni di giochi, questo è Castlevania, sono tutte le edizioni giapponesi di tutte le versioni storiche, dalla prima dell'MSX che è là dietro, ma tu, credo che tu l'abbia saltata. Questo è un box laserdisc di una serie che a me piaceva moltissimo e che poi mi ha avvicinato al mondo dell'animazione. Biohazard sarebbe Resident Evil, di cui ho potuto fare anche il film. Resident Evil Vendetta è uscito poco tempo fa. Lì, vabbè, sono altre collezioni, sempre Castlevania, versioni europee. Insomma, sono assolutamente un pazzo. Giorgio Bassanelli Bisbal, direttore del doppiaggio e dialoghista. Giorgio, innanzitutto una curiosità, dal tuo nome ha un'origine particolare, non è un'origine italiana? Bisbal? Sì. Sì, è il cognome di mia madre. Era il cognome di mia madre, che adesso non c'è più, e in onore a lei ho deciso di inserirlo nel nome di famiglia. Da lì, Giorgio Bassanelli Bisbal. Mia madre era di Barcellona, l'attuale rivoltosa Catalogna. E come ti sei avvicinato al mondo del doppiaggio, non essendo tu figlio o parente di doppiatori o di persone comunque che lavorano nel settore? È un po' un déjà vu questa domanda, ma mi sono avvicinato per assoluta coincidenza. All'inizio degli anni 90 ero semplicemente un ragazzino appassionato di animazione giapponese e iniziavo a comprare i primi manga, i primi fumetti. Proprio forse nel 91, nel 90, c'erano i fumetti di Lamù e di Ken il Guerriero. E io desideravo tantissimo vedere il fumetto di Mazinga Z, perché aveva segnato la mia infanzia, perché avevo i Super 8, perché avevo i Betamax con delle puntate di Mazinga Z, che allora erano una rarità, perché Mazinga Z non era stato più trasmesso, per motivi che ho già spiegato in un'intervista con Romano Malaspina, per l'incidente avvenuto nel 1981. Il 13 giugno a Vermicino, il povero Alfredino che cade dentro al pozzo. Senza dilungarci su questa cosa, le trasmissioni furono interrotte e la serie arrivò tronca, quindi in Italia. Iniziavo a frequentare le prime fiere del fumetto e a Lucca, se non sbaglio forse proprio nel 91, e feci un incontro che mi cambiò la vita. Incontrai un ragazzo che era lì questa fiera, dietro al bancone, e gli dissi io a lui: ma perché non fate il fumetto di Mazinga Z? E lui, Francesco Di Sanzo, mi rispose: ma che ne sai tu di Mazinga Z che puzza ancora di latte? Da là la mia risposta immediata fu: ah sì, peccato che ho i Super 8 e le puntate registrate dalla Rai. Lui, che era un appassionato e voleva rivedere Mazinga Z, mi chiese di poter vedere queste puntate e da lì facemmo amicizia. Il caso volle che dai fumetti loro poi cominciarono a editare cartoni animati, a importare cartoni animati, film d'animazione, e il fatto li costrinse a venire a Roma. Lo stabilimento di doppiaggio dove andavano si trovava proprio vicino a casa mia. Io abitavo a Piazzale Clodio, dietro Piazzale Clodio, e lo stabilimento era sul Lungotevere, accanto al Ministero della Marina. Mio padre, oggi in pensione, è un ex della Marina. Quindi proprio accanto alla caserma della Marina Militare c'era questo stabilimento che si chiamava SD Cinematografica. E questo signore, che mi pare si chiamasse Enzo Madara Mandara, che faceva questi cartoni animati per Francesco e io andavo da semplice curioso.
Per qualche anno ho semplicemente fatto il curioso con enorme passione, perché chiaramente poter vedere in anticipo Ranma o altri cartoni animati per me era una cosa fantastica. In più, all'inizio il doppiaggio mi era sembrato una specie di luogo fatato. Mi ricordo perfettamente che una volta in uno studio che si chiamava all'epoca Car Film, oggi ETS, c'erano nel salottino, il film era Il vento e l'amnesia, e c'era Riccardo Rossi al leggio, che per me era Taro Moroboshi, e poi c'era Rossella Cerbo nel salottino che chiacchierava. Insomma, sentivo tutte queste voci e chiudevo gli occhi e pensavo: questo è questo, questo è questo, questo è quest'altro. E niente, quindi un bel giorno, mi pare fosse proprio nel 93, e ad un controllo mixer, se non sbaglio, di Shoot and Doji, e praticamente chi doveva assistere al mix finale del cartone animato aveva la febbre, stava male, aveva mal di testa, era Fabrizio Mazzotta. Aveva mal di testa, aveva la febbre, non me lo ricordo. Comunque, fatto sta che Francesco mi chiese se io volevo assistere al mixer. E a me non sembrava vero, anche perché chiaramente io ero attentissimo, ero maniacale, avevo ben capito come funzionavano le cose. Per me, insomma, tecnologia, specialmente in quegli anni, ero proprio un appassionato. E da lì partì tutto. Prima seguivo i mixer, poi man mano sono andato in sala a seguire direttamente i prodotti e l'animazione con i direttori. E questo perché? Non per diffidenza nei confronti dei direttori, ma perché i direttori si trovavano a fare delle cose che erano un pochino fuori dagli schemi per loro. Molto spesso, non per negligenza dei direttori stessi, ma per un fatto culturale, i direttori non riuscivano a capire di che età fossero i personaggi e quindi a non poter fare le distribuzioni, ovvero scegliere le voci adatte, perché non capendo quale fosse l'età del personaggio, chiaramente non potevano decidere chi attore avrebbe interpretato quel personaggio. E tu facevi il direttore artistico del doppiaggio, che è Sì, una figura diversa sì. dal Sostanzialmente direttore del doppiaggio. Puoi spiegarci, spiegare al nostro pubblico qual è la differenza? era un filtro tra la produzione, cioè chi pagava, chi deteneva i diritti del cartone animato, perché in quegli anni parliamo solo di cartoni animati, e la società di doppiaggio. Questo permetteva di perdere meno tempo, di non incappare in situazioni imbarazzanti. Soprattutto mi occupavo di spiegare agli attori direttamente, ma anche ai direttori, cosa stavano dicendo, perché dicevano quella cosa, perché andava detta in quel modo, e questo perché il giapponese anche come lingua non rendeva molto semplici le cose, essendo una lingua con un suono completamente diverso. Un ti amo detto da un giapponese non è un ti amo detto da un italiano. E quindi partecipavo attivamente. Non voglio dire che ero un vice direttore, perché non ero il direttore, ma il direttore comunque doveva rendere conto a me che ero il rappresentante presente della produzione. Qui hai la locandina originale giapponese del film di Kenshiro, con tanto di disegno fatto dal character design Masami Suda, con dedica, me l'ha fatto l'anno scorso. E poi, adesso senza fare il giro di casa, io sono un collezionista di libri di storia, fondamentalmente testi dei primi del Novecento fino alla metà del Novecento, perché mi interessa molto leggere la storia potendola guardare sotto la lente di ingrandimento, per farmi un'idea effettivamente mia. Sono un collezionista di giocattoli anni 70, sono un collezionista di musica, di vinili, insomma, sono un collezionista.
Da direttore artistico del doppiaggio hai curato i 3 episodi OAV di Ken il Guerriero, la trilogia. La miniserie si colloca dopo la serie originale e si avvale di tecniche, diciamo, di animazione molto più recenti rispetto a quelle che siamo stati abituati a vedere nella serie Di una classica. brutta computer grafica, l'ho già detto, lo penso. Come hai curato il progetto e la scelta del cast di doppiaggio quando è arrivato il prodotto originale? Come è partita la lavorazione? Allora, intanto, visto che me lo hai fatto esporre, quando si parla di questo signore qua, questo me l'hanno regalato al mio compleanno, il mese scorso, si parla di cuore. Allora, come ho già avuto modo di spiegare, il progetto di Ken doveva essere molto più ampio rispetto a quello che poi è stato. La scelta delle voci si è basata solamente sul fatto che poi io, in teoria, avrei dovuto ridoppiare l'intera serie. Quindi lo scegliere Barbetti come narratore fu, come ho già detto, un trucco per averlo poi in tutta la serie. Non potendolo, sapendo di non poterlo chiamare costantemente, lo misi come narratore per poter avere questa chicca per tutta la durata della serie. E le successive scelte, Gianni Musi, che insomma era un signor attore, è stata una scelta semplicemente che voleva dare valore a quella che secondo me è un'opera d'arte. Per me Kenshiro non è un anime comune, forse se ne sono resi conto a scoppio ritardato anche quelli che vi hanno partecipato ai tempi. Questo lo dico perché poi ho avuto modo di parlare con il bravissimo, lo considero maestro, Norman Mozzato, perché ho avuto modo di parlare con Marco Mete, perché ho avuto modo di parlare tantissimo, l'ho quasi stalkerizzato con Ambrogio Colombo, che faceva Caio, il mio personaggio preferito, il cattivo per eccellenza. E peccato, mi sto facendo fare una statua di Caio alta 1 metro, e peccato che non è ancora pronta, altrimenti avrei messo quella qui. Comunque, vabbè, adesso al di là delle mie manie, delle mie passioni, ora voi non lo vedete, ma là c'è il manifesto originale del film del cinema, con annesso disegno del disegnatore del character design della serie Masami Suda, di Kenshiro. Di là poi, se vuoi, c'è Kaio fatto da Ayame. Comunque, vabbè, tornando alla trilogia, era una missione abbastanza pericolosa perché ovviamente avremmo cambiato le voci rispetto all'edizione storica. L'edizione storica, con tutta probabilità, fu fatta con determinati attori per esigenza di lavoro. Non credo ci fossero state delle effettive scelte artistiche, quantomeno non in tutti i casi. Devo dire che, per esempio, se mi dovesse capitare oggi di poter doppiare quello che io ritengo il capolavoro assoluto di Kenshiro, cioè il film, quello del 1986, forse oggi come oggi tenterei di chiamare Alessio Cigliano, che è la voce storica, allora forse un po' troppo giovane, oggi invece forse è più adatta al personaggio. E per quanto riguarda sempre la questione della trilogia, alla fine risultò un buon doppiaggio. Per casi assolutamente a me oscuri, vinse addirittura un premio come miglior doppiaggio. Oscuri nel senso che mi sembrava un buon doppiaggio, ma né più né meno buono come tanti altri, come Cowboy Bebop o altri che sono stati fatti in quegli anni di cui io mi sono occupato.
Ma vedi, quando poi non ti aspetti qualcosa accade. Ma tornando un attimo alla serie classica, abbiamo letto su internet, ci sono molti siti di appassionati di Ken, che ci sono anche dei problemi, nel senso la serie dovrebbe essere riadattata perché ci sono stati problemi di traduzione, di adattamento, insomma non si tratta semplicemente di trovare le voci più adatte o sostituire i doppiatori non più Guarda, disponibili. senza voler giustificare Bruno Cattaneo, perché poi Marco Mede, che ho stalkerizzato anche di recente, mi ha spiegato che invece Bruno Cattaneo ci teneva molto a quello che faceva. Il problema, credo, si sia generato perché il materiale gli arrivava man mano. E se tu hai una serie dove non ti vengono date informazioni, dove non ti viene spiegato nulla e parlano di qualcosa di cui tu non sai effettivamente finché la storia non si evolve definitivamente di che cosa stanno parlando, è chiaro che poi la Divina Scuola di Okuto nelle prime puntate viene chiamata Karate. Poverino, che poteva fare? Non sapeva proprio. È una storia talmente complessa che ha fatto quello che poteva. Io non mi sento di criticarlo. Non mi sento di criticarlo perché tutto sommato, forse con il budget limitato che aveva, forse trovandosi anche a fare un cartone animato, in quegli anni i cartoni animati venivano. Erano. Andavano su una rete privata, Sì, erano insomma. considerati prodotti di serie B, purtroppo. Quindi diciamo che a Ken Gurion è andata anche troppo di lusso. E sì, ci sono tanti errori. Il più bello di tutti, devo dire, è. Lo spazio è stato sgominato, detto da Shin, che in realtà doveva dire Pic è stato sconfitto. La banda di Pic è stata sgominata, ma non lo spazio è stato sgominato, anche perché non significa assolutamente nulla. Per carità, ce ne sono tanti altri di errori. Per questo motivo, francamente, io auspico, spero, desidero, voglio che ci sia la possibilità di mettere mano al vecchio doppiaggio. In parte di mio pugno ho già fatto qualcosa, ma privatamente, sulle mie spalle. E questo va detto insieme a Massimo Trigiani, che è un altro appassionato, nonché un collega di Kenshiro. Quantomeno per far sì che da un episodio all'altro non cambino voce i personaggi, quantomeno perché battute come lo spazio è stato sgominato vengano definitivamente cancellate. Quindi una sorta di integrazioni, correzioni, diciamo, rispetto al Sì, vecchio doppiaggio, potrebbe essere un progetto più realizzabile rispetto a un totale ridoppiaggio. rispetto a un doppiaggio, non credo che ci sia al mondo un così buon mecenate Ecco, spieghiamolo ai fan perché non si prende una serie di Semplicemente 150 perché episodi. posso tranquillamente spiegarlo, anzi, così più o meno chi ascolta ha un'idea pratica. Diciamo che 23 minuti di episodio possono costare sui 4.000 euro, 3.500 euro. Dipende da quanti personaggi ci sono, dipende da quanti dialoghi ci sono, da quante righe. Quindi, se facciamo 153 per, nella peggiore delle ipotesi, 4.000 euro, ecco qui che andiamo a quasi mezzo milione di euro. Capisci che è una spesa abnorme. Quindi l'unica vera possibilità sarebbe quella di fare un'integrazione del doppiaggio, è più fattibile, di sistemare quello che andrebbe sistemato e così magari, ecco, finalmente. Ci sarebbe la possibilità, diciamo, di vedere un prodotto che restituisca una sua dignità Una sua all'originale, dignità una sua all'originale, fedeltà. senza però cancellare la storia, perché fossi io l'editore, manterrei in una pista il vecchio doppiaggio e Certo, nell'altra. sempre con la possibilità ormai di scegliere con il Certo, DVD, il Blu-ray, è possibile, insomma, esatto. scegliere Oggi si l'audio. può scegliere, perché non scegliere? Così è stato fatto anche su altre serie che abbiamo ridoppiato all'epoca, come Bam il mostro umano, come Daidan 3, come
adesso non me ne vengono in mente molte, però insomma ci sono stati dei ridoppiaggi e la condizione è sempre stata: ok, ridoppiamo, ma diamo la possibilità alle persone di poter ascoltare il doppiaggio storico, quello a cui sono più legati, anche perché, diciamocela tutta, il vecchio doppiaggio, l'ascoltare un doppiaggio è un po' come ascoltare una canzone. Se tu ascolti una canzone per la prima volta, magari anche cantata da me, che non sono un cantante, però quella canzone ti piace, ti resta in testa. La stessa canzone cantata da un cantante professionista, cantata meglio, siccome si tratterebbe del secondo ascolto, a te suonerebbe strana più la canzone cantata da un cantante professionista piuttosto che quella cantata da me. È una questione d'abitudine, l'ho provato sulla mia pelle, perché io, essendo metà spagnolo, molti film storici della nostra infanzia li ho visti in Spagna, doppiati in spagnolo. Karate Kid, Rocky 4, Rambo, e poi li ho visti in Italia. E a me all'inizio faceva l'effetto strano, qualcosa è cambiato con Jack Nicholson, per esempio, che è una delle cose, un film molto bello. Lì, per esempio, quando ho visto poi il doppiaggio italiano, mi fece il famoso effetto che molti, i famosi puristi dell'originale, hanno. O quelli che storgono il naso quando sentono un ridoppiaggio. Il ridoppiaggio può essere un vantaggio e può essere uno svantaggio. Però oggi si può scegliere, quindi... Il problema toglie, insomma, chi vuole vederlo in originale. Il problema non si pone. Queste sono due locandine originali dei film di Mazinga Z, Goldrick, Grande Mazinga, Giotto Robot, proprio quelle del cinema del 1980, e a cui sono molto legato, ovviamente. Questo, vabbè, questo è un cabinato bar degli anni 80, del 1989, con tanto di gettoniera, dentro ci sono tutti i giochi con cui giocavo quando ero ragazzino. Effettivamente sono abbastanza legato al passato. Chissà che domanda mi vorrei fare, visto che mi hai fatto tirar fuori questo signore qua. Chissà, attendiamo. Sì, si è aggiunto un personaggio alla nostra scenografia, ma questo perché tu ti sei occupato di tante saghe sui robot giapponesi, in particolare Mazinga Z, Gig Robot d'acciaio, ma tantissimi altri. Ecco, vorremmo che ci parlassi un po' di questa parte dell'animazione giapponese. Allora, ho avuto la miracolosa fortuna di poter doppiare le puntate mancanti di Mazinga Z. Perché dico miracolosa? Perché io parto da Mazinga Z, tutto nasce da Mazinga Z. Io sono qui grazie a Mazinga Z. Quindi ho sempre detto agli amici, quando è capitato di parlare di questa cosa, che è stato un po' per me come lanciare un boomerang nel futuro per poi raccoglierlo. Perché se ci pensi, e non è una mia visione distorta della vita, se ci pensi, con tutte le società di doppiaggio, con tutte le persone che ci sono, con tutte le società di distribuzione, Mazinga Z è capitata proprio a me. E questo mi ha reso non felice di più. È stato un miracolo per me. Un miracolo. Ma mai mancavano delle puntate di Mazinga Z? Questo mancavano, non è chiaro a tutti. Se ci puoi... Mancavano delle puntate di Mazinga Z perché la Rai all'epoca doppiava a blocchi. Anche Goldrake fu doppiata a blocchi. Ci fu una prima serie, una cosiddetta prima serie, e poi una seconda serie con annessi cambi sigla. E forse anche per questioni economiche, non lo so, per vedere come andavano. Doppiavano un tot di episodi e poi dopo lo rimandavano in onda e ripartivano dall'inizio e poi accodavano i nuovi episodi. Per Mazinga Z il destino fu più infame, perché appunto, come spiegavo anche prima, il 13 giugno del 1981 ci fu una brutta tragedia che coinvolse il paese intero. Un bambino a Vermicino cadde in un pozzo e uno di questi poliziotti che parlava costantemente con il bambino
siccome stavano trivellando il terreno accanto a questo pozzo artesiano, c'era un rumore costante e il bambino chiedeva cosa fosse. E questo poliziotto gli diceva: è un mostro meccanico del dottor Inferno, perché il bambino era un... gli piaceva molto Mazinga Z. Da lì insorse Nil De Jotti e non so chi altri, dicendo che Mazinga Z, che era il colmo dei colmi che un bambino venisse esortato a resistere parlando di cartoni animati violenti come Mazinga Z e quant'altro, essendo la TV di Stato, interruppe le trasmissioni. Da lì in poi non si videro più robot, a parte gli astrorobot qualche mese dopo, però era una serie molto morbida, molto infantile, non c'entrava nulla con i temi più crudi e più, tra virgolette, adulti di Mazinga Z. Quindi per anni questa serie è rimasta sì, inoriginale, quindi chi voleva... 51 episodi, tra l'altro estremamente tagliati, cioè un episodio, la durata effettiva era di 24-25 minuti, gli episodi Rai erano di 18-19 minuti. E quando avete dovuto riprendere in mano il lavoro, diciamo, interrotto... nell'81, quando ho preso in mano il lavoro, non potevo certo chiamare le stesse persone perché oggi come oggi hanno un'altra età, quindi mi sono più che altro ispirato a quello che davano a me quei personaggi. La voce di Claudio Sorrentino per me era molto, così come lo era effettivamente il personaggio, era molto ironica, molto simpatica, non era una voce da eroe, era una voce che ispirava un po' strafottenza, ironia, simpatia, e quindi scelsi Riccardo Scarafoni perché secondo me incarnava queste caratteristiche: ironico, simpatico, strafottente, nel senso buono del termine. Tu però hai avuto modo di lavorare col cast originale, credo, in alcuni film di montaggio, anni 90. Non erano dei film di montaggio, erano dei film cinema giapponesi, e come supervisor in quel caso. Altra serie importante, Gigi Robot d'acciaio, peraltro adesso riedita sotto un'altra veste, riedita, ma stai parlando della versione nuova? Credo proprio di sì, che di cui tu ti sei occupato, se non ricordo male. Shin Gig, se non erro. Allora, guarda, l'onesta verità... io non sono un appassionato, non sono un appassionato della nuova animazione. Il nuovo Gig, molto probabilmente se non lo avessi fatto, non lo avrei visto. Le atmosfere sono completamente diverse, non ha nulla a che fare col vecchio anime, e è tutto un po' sul comico, sul simpatico, non c'è nulla della forza della vecchia serie, della sofferenza della vecchia serie, della come posso dire, il carisma della vecchia serie non c'è nella nuova serie. L'ho fatta, mi è piaciuto farla, mi sono divertito nel farla, però insomma non è una serie che si possa neanche minimamente paragonare a quella storica, che invece aveva tutto, nonostante gli errori di doppiaggio, nonostante mille situazioni che poi oggi con l'edizione uscita poco fa sono poi emerse, mi sono reso conto di cose, dovendoci lavorare, di cose di cui non mi ero mai accorto, di parti mancanti di dialogo, di cose che non hanno senso, di domande e risposte domande a cui non viene data risposta. Insomma, da bambino inghiottisci tutto. Però la forza, diciamo, della serie storica è forse nelle sue voci, in particolare la voce del protagonista, Romano Malaspina. Decisamente. Tu con Romano hai avuto modo di lavorare tanto, di conoscerlo, ci hai anche accompagnato nella leggendaria intervista che ti abbiamo fatto qualche anno fa. Divertentissima. E... tu purtroppo hai dovuto tagliare i fuoriscena.
Sono i fuori scena la parte di un giorno li pubblicheremo. Sì, certo. Faremo una sorta di dietro le quinte. Allora aspettiamo i carabinieri alla porta. Però ecco, vorremmo che ci parlassi un po' di Romano in sala. Lui è un grande professionista, è della vecchia scuola, ha un carattere sicuramente non facile, quindi saperci anche lavorare oltre che frequentarlo, ecco, forse una grande sfida oggi per un direttore di doppiaggio. Tu ce l'hai fatta, non l'hai chiamato solo una volta ma più volte, ma ecco, svelaci qualche cosa. Beh, però cosa. Io partivo avvantaggiato, avendo un rapporto d'amicizia con lui, diciamo che ero avvantaggiato, potevo permettermi certi lussi che magari altri non potevano permettersi, perché appunto è una persona con un carattere estremamente forte e mi sento di dire anche fragile allo stesso tempo, e mi fermo qui perché non intendo parlare di cose sue, cioè dell'uomo. Ti parlo di lui come attore, ha una recitazione, se vogliamo, di un'altra epoca, questa recitazione un po' solenne, un po' enfatica, si sa però adattare anche alla modernità, ai tempi moderni. Mi piace tantissimo, l'ho sempre stimato anche umanamente, e è stato molto divertente fare quell'intervista con lui, è stato divertente, bello e stimolante poter lavorare con lui, che aveva sempre un suggerimento da dare e mai un suggerimento sbagliato. A questo proposito voglio dire che la mia fortuna negli anni 90 fu proprio quella di poter lavorare con persone da cui ho preso qualcosa. Ci sono persone che mi hanno insegnato quello che non dovevo fare e persone che mi hanno insegnato quello che andava fatto. Ho avuto questa fortuna e quindi ritengo di aver passato dei buoni quasi 15 anni di buona scuola. Ancora un passaggio sull'animazione giapponese, ma perché te ne sei occupato molto, hai lavorato su tanti prodotti, in particolare una serie cui noi siamo molto legati, almeno quelli della mia generazione, è Lupin, di cui tu hai curato alcuni film. Sì, vari film, sì. In realtà Lupin ha avuto delle vicissitudini con il doppiaggio assurde, molto confusionarie, alcuni film hanno 3-4 doppiaggi fatti da 3-4 società diverse. A proposito di questo, poi se vuoi posso spiegare perché vengono ridoppiate le cose. Ma certo. Quantomeno perché accade oggi sempre più spesso. E il tuo grande merito è stato quello di chiamare le voci storiche della serie storica. Di ripristinare anche alcune situazioni, sì. E qui ti chiediamo un ricordo di Roberto Del Giudice, voce di Lupin, Enzo storica. Consoli, voce di Zenigata, e Sandro Pellegrini, voce di Jigen. Mm-hmm. Dunque, per quanto riguarda quei film, proprio ricollegandomi al discorso fatto poc'anzi, proprio perché quando ascolti quella canzone e ti entra in testa, poi non potrai mai apprezzare una versione rifatta, o comunque la giudicherai in un altro modo, non ti potrà entrare direttamente nel cuore. Io avevo sentito Enzo Consoli su Zenigata, Sandro Pellegrini su Jigen, anche se, va detto, antecedentemente la voce di Jigen era di Germano Longo, e il, appunto, Lupin, Roberto Del Giudice. La scelta presa fu proprio fatta per questo, io volevo risentire quella musica, quei suoni. Siccome dall'altra parte la mia decisione fu ben accolta, ridoppiamo quei film sistemando e rimettendo le voci storiche. Per quanto riguarda un mio ricordo di Roberto Del Giudice, ti posso dire che Roberto Del Giudice era una persona estremamente dolce, estremamente disponibile, molto legato al suo personaggio, che forse gli aveva dato anche... era proprio il personaggio che gli aveva dato
notorietà, se di notorietà si può parlare quando parliamo di, insomma, di doppiaggio, di animazione, di cartoni animati, ecco. E era molto molto contento di fare quei film. Poi non so se lui avesse un'idea precisa che io in qualche modo ho scardinato, però posso raccontare una cosa, che quando abbiamo fatto questi film di Lupin, nacque una discussione tra me e lui, per discussione non intendo dire una litigata, ma una discussione perché io dissi a Roberto, tu hai sempre fatto un Lupin e hai creato un personaggio dandogli delle cose, delle emozioni tue. Se guardiamo il Lupin originale, per come è stato concepito e fatto in giapponese, è leggermente diverso. Quelle risate oh, che faceva lui erano una sua creazione, che ormai facevano parte del personaggio. Quindi all'inizio io mi trovai di fronte alla decisione di scardinare un po' Roberto dal suo modo di fare Lupin, oppure lasciarlo libero. Scelsi il compromesso. Ci fu un compromesso tra me e lui, tra la sua creatività e il suo dare l'anima a quel personaggio, nel modo in cui lui dava l'anima a quel personaggio, e l'originale. Ne venne fuori una cosa che, per quel che so, per quel che ho visto, non ha mai dato fastidio agli appassionati. Tanto più a un mio amico che si chiama, che non vedo e non sento da secoli, ma ci tengo a dirlo perché ho un bel ricordo, Valentino Rapisarda, che era un super appassionato di Lupin, e avere il suo assenso per me significò proprio aver fatto le cose per bene. Sandro Pellegrini, ti posso raccontare che lui si sforzava molto nel fare quella voce, e mi raccontò anche una sua storia personale riguardo questo sforzo, ed era molto legato anche lui al personaggio. Enzo Consoli si divertiva tanto, forse anche lui deve molto al personaggio di Zenicata, perché in fondo tutti ce lo ricordiamo, tutti, intendo noi appassionati dell'animazione, ce lo ricordiamo per Zenicata, ce lo ricordiamo per un personaggio che faceva su Conan il ragazzo del futuro, quantomeno io. Ma come mai i film di Lupin hanno avuto, insomma, questo rapporto così tempestoso con il doppiaggio, ridoppiati più volte da più società? Insomma, è veramente complicato per gli appassionati ora. Adesso ci sono i DVD, quindi insomma, devo dire, alcune edizioni, la Yamato. Qui però dobbiamo ampliare il discorso. Certo, però ecco, qui ti chiediamo un parere da tecnico, cioè aiutaci un po' a capire. Allora, un ridoppiaggio raramente viene fatto perché i materiali d'origine sono Forse è un po' deteriorati, una leggenda non metropolitana. all'altezza. No, no, ma in alcuni casi è vero. In alcuni casi è vero. Un ridoppiaggio viene fatto raramente, ho detto, fin dall'inizio, raramente, perché i materiali d'origine sono deteriorati o perché non sono all'altezza. Nella stragrande maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi, invece, un ridoppiaggio viene fatto perché chi detiene le piste originali di questo doppiaggio magari spara una cifra troppo alta rispetto a ridoppiare. Cioè per concedere i diritti per la pubblicazione. Esattamente. E quindi a me, azienda, conviene ridoppiarmelo. Mi costa di meno e poi il doppiaggio è mio. Oggi come oggi c'è un'ulteriore dinamica che scatena questo ciclone del ridoppiaggio, ovvero con tutte queste piattaforme internazionali, molti di questi doppiaggi non hanno le credenziali, la liberatoria per andare in onda all'estero. Non so se ti è mai capitato di andare, che ne so, in America, in Giappone, dove ti pare, di guardare canali Rai o comunque canali italiani, di
di poter guardare tranquillamente la trasmissione, e poi a un certo punto compare il cartello: questo programma non può essere mandato in onda, bla 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 bla. Quel programma non può essere mandato in onda perché chi detiene i diritti non ha la licenza internazionale di messa in onda. Quindi che cosa fanno oggi queste major? Comprano il film, se gli vendono il doppiaggio bene, se glielo vendono a un prezzo troppo alto lo ridoppiano, magari utilizzando lo stesso cast, magari purtroppo no, magari a discapito del film, magari a discapito del cartone animato, ma magari no, e ridoppia il tutto con le liberatorie, con licenza internazionale, e quindi tu dalla Florida puoi andare su quella piattaforma e guardarti Rambo 1, faccio un esempio, per fortuna Rambo 1 non l'hanno toccato, però così è. Quindi non è che improvvisamente sono tutti pazzi e vogliono ridoppiare le cose, questi sono i motivi. Oggi c'è la globalizzazione, oggi c'è l'esigenza di poter andare in onda su aerei, treni, treni ovunque, e quindi questo è quanto. Tu hai lavorato davvero su tantissimi prodotti giapponesi: Initial D, Violence Jack, Cowboy Bebop, Trigami. Quanto è più difficile adattare i lavori che arrivano dall'Oriente, e di quale lavorazione sei più fiero? A volte, almeno per quanto mi riguarda, nasce l'esigenza di arricchire l'originale. In più, come ho detto prima, è foneticamente completamente diverso, quindi l'ho già spiegato nella precedente intervista, quella di 1000 anni fa, laddove, sempre tornando a Kenshiro, un personaggio, dando i pugni, dice orra 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 orra, che significa fatti sotto, fatti sotto, fatti sotto, fatti sotto. In italiano risulta estremamente ridicolo, io personalmente, se uno mi dicesse fatti sotto, mi metterei a ridere, e quindi in quel caso lo trasformi in un verso, quindi è piuttosto complesso. Di quale serie sono più fiero? Beh, in realtà ce ne sarebbero un bel po', però sicuramente Cowboy Bebop, perché è stato uno di quei titoli che, nonostante sia, diciamo, un po' più recente, come t'ho già detto prima, io non amo la nuova animazione, non mi dà niente, non mi piacciono gli anime nuovi, non li trovo, mi annoiano. Poi non mi piacciono i disegni, raramente mi piacciono i disegni. Invece Cowboy Bebop, nonostante sia una produzione, chiamiamola recente, anche se sono passati tanti anni, quasi 18, e sono particolarmente legato a quella serie, uno perché stavo in quel momento facendo, io figlio di militare, il servizio civile, e presso il Vaticano, poi oltretutto, io che sono un grande amante del Vaticano, e ironia della sorte, e sono legato a quella serie perché aveva delle atmosfere, a parte l'animazione, le musiche, ma delle atmosfere bellissime, e i personaggi avevano una profondità che raramente ho visto in un anime. In più mi sono divertito molto per quanto riguarda il cast, perché ogni voce, dal mio punto di vista, era azzeccata e dava qualcosa ai personaggi di estremamente vivo. E in più, in quegli anni, la CDC aveva un parco attori molto grande e noi potevamo attingere chiaramente dal parco attori della CDC, ma anche dall'esterno, e quindi uscivano delle alchimie, dei suoni molto particolari. E ricordiamo che raramente le voci della CDC si prestavano a cartoni animati giapponesi, quindi si dava in qualche modo, la CDC erano gli attori della CDC erano gli attori del cinema, quindi noi davamo un suono cinematografico a delle serie televisive di cartoni giapponesi.
Ricordiamo che in queste lavorazioni ti accompagnava come direttrice del doppiaggio Serena Verdirosi nella maggior parte delle volte, insomma. Quindi... Sì, nel Cowboy Bebop non l'ho fatto con Serena, l'ho fatto con Annarita Pasenisi, che è una straordinaria attrice. Quindi anche la, diciamo, la scommessa di far lavorare queste direttrici storiche su prodotti di animazione giapponesi che sicuramente non erano... frequenti in quegli anni, quindi una doppia sfida, insomma, sì, sia di come voci che come direzione, insomma, cimentarsi con prodotti che venivano dall'Oriente sicuramente era in quegli anni senza guarda, internet. Quello che posso dire è che comunque loro ci mettevano il massimo impegno e il risultato si è visto. Entriamo adesso nella seconda parte di questa nostra chiacchierata. Anche perché tu non ti sei occupato esclusivamente di prodotti d'animazione giapponesi. Fa parte del mio passato, che però era giusto ricordare, ma da qualche anno sei attivo, solo come dialoghista, ma anche come direttore del doppiaggio. In particolare, diciamo, abbiamo individuato un momento nella tua carriera che è stato quello dei film di animazione di Berserk, dove... Però sempre d'animazione parliamo. Sempre di animazione, ma è stato trampolino di lancio per cimentarsi in una nuova avventura, la direzione del doppiaggio. Tu hai deciso che a un certo momento della tua carriera, della tua storia, della tua c'era vita, la maturità per affrontarlo. C'era la maturità di andare dietro il vetro senza filtri, senza avere filtri. Un filtro tra me e l'attore, sì, con la responsabilità però di dover di tutto. Guardare ogni singolo aspetto e non più da direttore artistico, dove invece era più un controllo qualità, diciamo un lavoro che facevi per il cliente. Sì, questa volta sei diventato parte del processo. Ecco, com'è stato cimentarsi sul primo film di Berserk, dove insomma non sentivi il peso, la pressione, la responsabilità? Ti devo dire la verità, no. No, mi sentivo strapronto perché appunto avevo avuto la possibilità di avere tanti maestri di spessore. Ho vissuto un'epoca bellissima dal mio punto di vista. Poi so, perché ho parlato con colleghi più grandi di me, che in realtà gli anni 90 sono da un certo punto di vista già un po' la decadenza di questo lavoro. Però io l'ho vissuti come anni magici e quindi mi sentivo assolutamente pronto. Anzi, sono stato proprio io a dire adesso è inutile che io scriva un dialogo e poi lo lasci gestire a qualcun altro. Perché io so chi sono i personaggi, io so la storia, sarebbe stato sciocco. E quindi con molta, non voglio dire né incoscienza, perché incoscienza non era, con molta intraprendenza, con molta forza, con molto vigore, mi sono avventurato è stata in una quei film d'animazione. Ti sei messo in gioco. Mi sono messo in gioco, ma ero molto sicuro, molto molto sicuro. E peraltro in quei tre film d'animazione, non so se hai notato, che come nei gloriosi vecchi tempi ci sono delle chicche molto particolari. Ecco, chicche... su questo ti volevo chiedere, erano prodotti molto attesi dai fan. Prima dell'uscita al cinema c'è stato un tantam su internet in cui molte polemiche anche. Polemiche, qui posso dare spiegazione. Ecco, la gente si chiedeva chi sceglieranno come voci, ma abbiamo paura che nell'adattamento dei dialoghi ci siano i soliti strafalcioni all'italiana, le solite improvvisate. Ecco, c'era da una parte una grande attesa, ma dall'altra anche forse un clima un po' di sfiducia. Quindi la sfida è stata doppia, perché bisognava non solo portare a termine il lavoro come sempre, ma anche superare forse qualche pregiudizio. Come ti sei regolato nella scelta del cast e nell'adattamento di comunque un'opera anche complessa, violenta, molto matura, insomma, e che poi proseguiva per tre film, quindi non era un'opera che si chiudeva in quel momento? Allora, intanto Berserk nasce insieme a un ragazzo che avevo conosciuto per caso, appassionato di Kenshiro, e mi aggiunse su Facebook, e questo ragazzo è estremamente appassionato sia di Berserk che di Kenshiro, si chiama Enrico Croce,
studiava giapponese, studia cioè ormai vive in Giappone, parla giapponese perfettamente. Comunque, un po' attraverso la sua traduzione, il mio conoscere la cultura giapponese e conoscere la lingua giapponese, ho affrontato con abbastanza tranquillità la trilogia. Mi sono letto tutti i manga, che prima di, nonostante Berserk mi piacesse molto, non avevo mai letto i manga. E per quanto riguarda la scelta linguistica e quant'altro, nomi e quant'altro, io avevo delle istruzioni precise che arrivavano dal Giappone, perché i giapponesi avevano Miura aveva l'esigenza di uniformare tutti i nomi. Cosa che invece non era stata fatta nella serie doppiata nel 1997, dove si era data, diciamo, libertà di interpretazione ai nomi dei personaggi. Chiaramente questa cosa si è scontrata con il vecchio pubblico, che era abituato a sentire i nomi pronunciati in un certo modo e certe determinate voci. Per quanto riguarda il cast, dico immediatamente che dal 1997 al 2013, credo, erano passati molti anni. Quindi, nella stessa edizione giapponese era cambiato completamente il cast. In più i disegni erano diversi. E le mie scelte si sono basate sull'originale, ascoltando il giapponese. Patrizio Prata, che è un carissimo amico con cui lavoro spessissimo, ne ho parlato di questa cosa, perché mi sembrava giusto parlarne. E niente, quindi ho fatto delle scelte diverse e in questo doppiaggio ho avuto l'onore di inserire persone come Massimo Foschi. Per molti magari questo nome non dirà nulla, ma è la voce di Darth Vader di Guerre Stellari, Romano Malaspina. Romano Malaspina, e Cristiano Lionello, Claudio De Davide. Claudio De Davide, su lui vorrei aprire una parentesi, come vorrei aprirla poi su un'altra persona. E Claudio De Davide era la voce di un cattivo che a me piaceva molto, della serie dei Transformer. Doppiava Astrum, che era il mio personaggio preferito. Oggi chiamato nelle nuove edizioni filo-americane Starscream. E aveva fatto anche Gianni e Pinotto, che era un cartone animato molto simpatico di Hanna-Barbera, e in cui sentivo questa voce arcigna. E quindi lo misi a fare questo dio del male. E fu una cosa per me estremamente. C'è anche una chicca che vorremmo chiederti, ma c'è un personaggio, un demone, Zod, ma chi lo doppia? Ma chi? Allora, spieghiamo anche questa cosa. E dopo dobbiamo assolutamente parlare di Elio Pandolfi. Perché hai detto demone, poi Elio Pandolfi. Allora, Zod l'ho fatto io. Non per protagonismo personale, ma semplicemente perché in quel primo film strillava e effettato, ma strillava e emetteva in modo veramente animalesco. Sapevo perfettamente che la cosa mi avrebbe portato a scontrarmi con qualcuno, o comunque a dover torturare qualcuno a leggio, e a questo punto, come mi piace dire spesso, mi diverte dire che ho fatto questa voce. E quindi l'ho voluto fare io, anche se nella maggior parte del tempo è effettato. Anche se c'è un altro personaggio. E tu hai parlato di Elio Pandolfi che alla soglia dei 90 anni è venuto a Leggio a fare una cosa fuori È colpa mia, dalle sue corde, è colpa forse. mia, è colpa mia. No, fuori dalle sue corde no, perché è perfetto. È colpa mia. Perché io ho incastrato Elio Pandolfi dicendogli, ma insomma, un attore del suo spessore, nella sua carriera non ha mai fatto un film d'animazione,
una grave mancanza, scherzando gliel'ho detto, e l'ho coinvolto in questa cosa. Devo dirti che è stato un onore ed è stato un piacere, ma soprattutto mi ha lasciato a bocca aperta perché, giuro, era allegio, 90 anni, comunque non più abituato a stare quotidianamente davanti allegio. Lui mi chiese semplicemente di dargli un colpettino sulla spalla ogni volta che doveva parlare. E io ti giuro, buona la prima, buona la prima. Capiva sempre tutto come andava fatto e quello che doveva fare. La bravura dei grandi maestri. E poi alla fine di tutto ti disse: ma che cosa mi hai fatto fare? E questa cosa fu bellissima. Come solo Elio poteva dire. Da qualche anno ti stai dedicando anche a film thriller, commedie, polizieschi, noir, horror, di tutto. Veramente di tutto. Quindi, fuori dal mondo dell'animazione, qual è stata la lavorazione più difficile e qual è stata la lavorazione a cui sei più legato? Allora, probabilmente la lavorazione più difficile è stata quella di un film di Gaspar, di nome, si chiama Love. Perché più difficile? Perché il regista impose, cioè chiese di far doppiare la protagonista alla protagonista stessa del film, che era svizzera del cantone italiano. Quindi venne questa... Il film, devo fare una premessa, il film è un erotico che non è proprio erotico, è quasi porno, non sto scherzando, è un film d'autore, ma è quasi un porno. E quindi, oltre all'enorme difficoltà di dover appunto mettere a leggio una persona che non era abituata a doppiare, ci furono delle situazioni che oggi mi fanno sorridere, ma che furono abbastanza... L'attrice stessa era imbarazzata delle scene che vedeva sullo schermo. Quindi a un certo punto l'ho guardata e le ho detto: guarda, non mi imbarazzo io, ti imbarazzi tu. Fai come me, per me, quella sullo schermo, non sei tu. Cioè io mi sono staccato da questa cosa. Nessuno di noi in questa sala, lo chiesi anche all'assistente al foglio, nessuno di noi in questa sala sta pensando che quella sei tu. Quindi non ti imbarazzare, liberati dall'imbarazzo e lavoriamo serenamente. Quella è stata una lavorazione piuttosto difficile, sì. Poi ce ne sono state altre, ho fatto un film francese, secondo me di una bellezza unica, che... in italiano si chiama I miei giorni più belli, film francese parlatissimo, molto bello. Io parlo francese perfettamente come l'italiano, ho questa fortuna, per cui da questo punto di vista scrivere dialoghi, ecco, questa è una cosa abbastanza importante. Io mi traduco da solo le cose, non usufruisco di traduttori. Quando è inglese, quando è spagnolo, quando è francese, faccio direttamente, perché conosco bene la cultura. Quando si tratta di inglese è diverso, ma lì mi aiuto con amici che vivono in America o che vivono in Gran Bretagna, in Scozia, insomma, in Inghilterra. E in quel caso era un film molto particolare. Purtroppo devo dire una cosa, ultimamente si tende a mandare i bei film direttamente in televisione, perché le distribuzioni sono convinte che al cinema non possano incassare, e magari al cinema si tende a mandare robetta, filmetti così commerciali. Questa è una cosa che mi dispiace molto. C'è sempre di più la tendenza al non investire nell'arte, nel prodotto, nel film, nell'opera, ho detto prodotto, ho sbagliato, nell'opera d'arte cinematografica, e spedirla
direttamente in televisione e in DVD e Blu-ray, mentre al cinema si mandano filmetti e filmettucci abbastanza mediocri. E questa è una cosa che mi dispiace. Mi dispiace perché poi a livello di doppiaggio chiaramente tu ti trovi in una situazione particolare, ovvero, spiego, chi è del settore lo sa, chi non lo è non lo sa. Una lavorazione televisiva viene fatta in tempi più stretti, quindi c'è meno la possibilità di curarne il doppiaggio. Una lavorazione cinema, se fatta con le dovute considerazioni, ci sono i giusti tempi di lavorazione e quindi il doppiaggio può rendere giustizia all'originale a tutto tondo. Poi a volte accade che non la renda lo stesso, ma insomma, in generale. E quella lavorazione, diciamo, di film di cui sei più fiero, invece? Film di cui sono più fiero? Kill Your Friends è un film in cui io ho fatto degli esperimenti con persone che sono di solito meno sfruttate in ruoli importanti. Il film è bellissimo dal mio punto di vista e mi sono divertito a farlo, anche perché parla di musica. Allora, è un thriller sullo sfondo musicale degli anni 90, essendo io un grande appassionato di Oasis e quant'altro, Radiohead e quant'altro, ovviamente Blur, cioè già la colonna sonora del film era bellissima. In più questo thriller era veramente ben fatto. Ecco, quello per esempio è un film che poteva tranquillamente andare al cinema e secondo me sarebbe andato molto meglio di altri, invece purtroppo è andato direttamente, credo, su Sky Cinema o qualcosa del genere. Quello è un film di cui sono fiero di un film girato in mezzo alla neve con 5 attori, 2 interpretavano 2 soldati inglesi, 3 soldati tedeschi, e sfondo Seconda Guerra Mondiale, un film molto particolare girato all'interno di una baracca, film bellissimo e senza dire il nome, che mi ha fatto avere i complimenti di una persona del settore, io reputo di un certo livello, e mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto complimenti per i dialoghi, mi ha fatto i complimenti per il doppiaggio, così come la distribuzione mi piace i complimenti. È un film che si chiama in italiano Prigionieri del Ghiaccio, e il titolo originale era Into the White, film bellissimo. Qui voglio aprire una parentesi. Dal mio punto di vista, chi scrive i dialoghi e poi dirige ha, chiaramente parlo per me e parlo della mia opinione e non è la regola, però scrivere il dialogo e dirigerlo ti dà una marcia in più. Il direttore che ha anche scritto il dialogo ha una marcia in più. Quindi credo che queste lavorazioni siano venute molto bene dal mio punto di vista e anche dal punto di vista di chi poi mi ha palesato la sua stima. Sia anche questo, insomma, il poter rendere, il poter intervenire fino in profondità nel doppiaggio. Quindi Kill Your Friends, Into the White, un altro film bellissimo che non ha avuto purtroppo molta rilevanza, un film con Tim Roth che si chiama Broken, bellissimo, di una profondità veramente bello, un film molto bello. E attualmente ho avuto la possibilità di fare 2 film, peraltro uno concorre agli Oscar come miglior film straniero, sono molto contento, si chiama Corpo e Anima, di cui ho scritto i dialoghi, ho diretto anche il doppiaggio. E uno degli attori principali, una persona da cui non ti aspetti, non è che non ci si aspetti complimenti, però è una persona che, insomma, da cui non mi aspettavo il suo entusiasmo. Gli è piaciuto molto il doppiaggio, il film, come è venuto in generale, e tra l'altro durante la lavorazione si è anche commosso
in un punto preciso del film, e quindi nella sua interpretazione ha dato una sfumatura di verità. Sto parlando di Antonio Sanna, che mi ha dato veramente enorme soddisfazione. E poi un altro film che esce il 22 febbraio, un film molto particolare che parla della primavera araba. Molto difficile è stato scrivere un adattamento sull'arabo, per le labiali, per la gestualità, per mille cose. E questo film, peraltro, ha già vinto alcuni premi. È un film di cui sono orgoglioso, appunto perché in Italia poi abbiamo vissuto quella brutta storia di Giulio Regeni, e il film in qualche modo pone una lente di ingrandimento su quella che è più o meno, su quelle che sono più o meno le dinamiche in certi paesi. Film molto molto bello. E scorrendo il cast dei due film abbiamo notato sicuramente una grande voglia di, l'hai detto tu prima, di sperimentare, quindi c'è veramente una grande varietà. Sì, no, no, quella è una cosa... Si può dire che tu hai lavorato qua praticamente con tutti, nel senso che hai veramente... Spaziato. Però abbiamo notato anche un dato statistico un po' curioso, nel senso che ricorrono particolarmente due nomi, Loris Loddi e Massimo Lodolo, ecco, c'è un motivo, allora, è un caso... Intanto devo dire una cosa, non è così. Se vogliamo, io credo che tutti i direttori abbiano dei nomi ricorrenti nei loro cast. Massimo Lodolo, Loris Loddi, allora anche Edoardo Siravo, allora anche Gianluca Tusco. Non è vero. Certamente Massimo Lodolo e Loris Loddi mi piacciono molto come interpreti, come attori, per quello che danno, per le emozioni che riescono a trasmettere. In più, nel caso di Massimo, io lo stimo anche come direttore, come dialoghista. Credo che la sua... che abbia una profondità tale da essere qualcuno che si distingue in generale. Io ho delle... Come tutti quanti ho delle persone da cui traggo ispirazione, se vogliamo. Anche Loris ha una particolarità vocale. Parliamo di grandissimi protagonisti. E non è, ma per me il valore non è la voce. Sì, sicuramente la voce di Loris è bellissima, la voce di Massimo è bellissima. Ogni voce ha qualcosa. Ma non è questo, è quello che ti danno, la sensazione che ti danno, quello che riescono a rendere. Questa è la mia ricerca. Quello che mi danno loro è tanto, capito? Però tutti gli attori danno qualcosa in modo diverso, completamente diverso, come ti stavo dicendo, appunto, anche io traggo ispirazione da qualcuno nel mio lavoro. Per me, nonostante siano diversi professionalmente e anche artisticamente, Marco Mete, che è un direttore e un dialoghista, è una persona che per me è di riferimento. Massimo Lodolo, che è un attore, un dialoghista e un direttore, è una persona di riferimento. In modo diverso mi danno qualcosa che io vorrei assorbire, che provo ad assorbire, li prendo come esempi. Capito cosa voglio dire? Senza nulla togliere ad altre persone, ognuno ha qualcosa da dare. Forse è giusto ricordare qui anche un'altra persona con quale tu hai lavorato veramente tanto, Vittorio De Angelis. Vittorio, sì, ci ho lavorato tanto, ho lavorato con lui anche nell'ultimo periodo, e oltre a essere un amico era un attore che a me piaceva molto perché aveva delle corde estremamente buone. Lui aveva
un candore vocale, aveva la capacità di trasmettere bontà e di dare ai personaggi giusti quello che doveva effettivamente rendere. L'ultimo lavoro che ho fatto con lui è stato un film neozelandese, questo sempre per dire, veramente ho avuto la fortuna di fare qualsiasi cosa e devo dire sempre cose belle, mai cose dozzinali. Un film neozelandese sui Maori, quella è stata l'ultima lavorazione con lui. Avrei dovuto fare un film poco dopo con l'attore di, si chiama Kudrup, che aveva fatto già in un altro film, Big Fish forse, lui ci teneva molto. E però il destino è stato così, è andata così. Parlando sempre di voci, nella generazione precedente la tua c'è qualche voce che ti piace, con cui avresti voluto lavorare, non hai potuto farlo per motivi di età? Tu parli sempre di voce, io invece... Parlo di grandi attori, cioè di grandi protagonisti del nostro doppiaggio, voci è riduttivo. Esatto, voce è riduttivo. Tu, per quanto mi riguarda, è una questione di emozioni, di quello che possono darti. Mi dicevi persone del passato con cui non ho potuto lavorare o persone del passato in generale? Sì, in generale con motivi diciamo cronologici magari non vi siete incrociati, ma con chi, insomma, quali sono le voci? Allora, per motivi cronologici non ho potuto incontrare, mi sarebbe piaciuto tanto conoscere Pino Locchi, Carlo Romano, mi sarebbe piaciuto conoscere Stefano Sibaldi, mi sarebbe piaciuto da morire conoscere Tina Lattanzi e lavorarci. Mi sarebbe piaciuto tantissimo. Giorgio Capecchi, Gualtiero De Angelis, il nonno di Eleonora, Vittorio e Massimiliano. Avevano... qui parliamo sempre di un modo di recitare completamente diverso, che oggi in alcuni casi forse non andrebbe più bene, ma... di straordinari attori che davano delle emozioni estremamente forti, perché come dicevamo prima non è una questione di voce, è una questione di emozione, di quello che ti dà. Tu però forse hai conosciuto Ferruccio Amendola. Sì, ho conosciuto Ferruccio Amendola, ho conosciuto Giorgio Piazza, ho conosciuto Cesare Barbetti, ho conosciuto Gazzolo, Nando Gazzolo, non Lauro, anche Lauro che era un grande caratterista molto particolare. Ne ho conosciuti molti. Con Ferruccio Amendola non ci ho mai lavorato. Con Giorgio Piazza sì, ho avuto modo anche di aiutarlo su Pearl Harbor, che dirigeva, e ho lavorato tanto con Cesare Barbetti. Ecco, invece tra i direttori del doppiaggio del passato c'è un modello a cui tu ti ispiri quando lavori? Può essere un punto di riferimento, di arrivo, insomma, per la tua carriera? Ma a parte di arrivo non si può dire, perché culturalmente non mi ritengo minimamente, per quel che ho sentito dire, perché ne ho sentito parlare, non l'ho mai conosciuta, Federnaud. Federnaud perché ho sentito il risultato del suo lavoro, ma non mi ritengo... culturalmente al suo livello, ha vissuto anche un'epoca diversa dalla mia, completamente diversa dalla mia. Oggi come oggi c'è una situazione quasi grottesca. L'italiano sta subendo delle torture insopportabili. Io non so se tu hai notato che sempre di più c'è la tendenza a sostituire parole italiane con parole inglesi, non si capisce bene per quale motivo. Noi siamo italiani, dovremmo utilizzare l'inglese come mezzo accessorio, come un accessorio per comunicare con persone che non parlano la nostra lingua. Invece qua si tende, e devo dire che di questo sono colpevoli alcune aziende,
si tende a trasformare l'italiano lentamente e forse anche subdolamente da parte di alcuni con l'inglese. Ce lo stanno imponendo lentamente. Guarda la cosa più stupida: l'uomo ragno oggi si chiama Spider-Man, Guerre Stellari oggi si chiama Star Wars. Ci stanno imponendo, non si capisce per quale motivo, poi noi lo permettiamo, non si capisce per quale motivo noi dobbiamo dire c'è stato un misunderstanding, perché non si può dire malinteso, oppure traduzioni ancora più ridicole, come dire la più bella automobile di sempre, perché in assoluto della storia di tutti i tempi non si può dire di sempre. Sta traduzione letterale dall'inglese che è insopportabile, non significa nulla. Facciamo breakfast, perché non si può dire colazione. Io la trovo, sentiamo alcune volte anche nelle serie televisive, ma nei doppiaggi, senza voler entrare in polemica con nessuno, io sento delle cose ridicole che nella vita reale non si dicono, che nessuno le dice, nessuno dice ehi amico andiamo, perché sentono come on, ma chi lo dice, ma dannazione. diventa un linguaggio finto, e questa è una cosa che per quanto mi riguarda è una lotta che faccio. Io non troverai mai, ti sfido a trovarlo, non troverai mai queste cose nei media, è impossibile, perché è proprio è una lotta contro i mulini a vento, probabilmente come Don Quixote, però è una cosa che mi fa impazzire, che mi fa veramente arrabbiare. Ci sono degli articoli di giornale scritti l'altro giorno, ho letto il deal, ma perché non si può dire l'accordo? Ma per quale motivo dobbiamo sistematicamente sostituire le nostre parole, i nostri vocaboli? La lingua italiana è una lingua così vasta, la dobbiamo sostituire con l'inglese. L'inglese, la lingua di un'altra cultura, di un'altra nazione. Io non sto facendo un discorso nazionalista, non me ne frega niente del concetto di nazione. È il concetto per cui io devo umiliare e evitare di utilizzare la mia lingua per sostituirla con la lingua di qualcun altro. Ma per quale motivo? Per quale motivo? E questa cosa, che tu non sai molto probabilmente, questa tendenza che c'è ultimamente da parte di alcune società estere di venire a dire agli italiani come si deve fare il doppiaggio, vogliono la forma d'onda uguale, non gliene frega niente del risultato del sync, la forma d'onda deve essere la stessa, deve dire esattamente quello che dice in inglese. Quindi se in inglese dice una frase che in italiano non significa assolutamente nulla, deve essere detta in quel modo. In questo modo stanno l'italiano, la gente lo sente anche in televisione, e quindi da qua nascono robe tipo di sempre. E è come andare da uno scultore e dire allo scultore: no, adesso tu la riproduzione di questa statua togli martello e scalpello, lo fai con il martello pneumatico e la motosega, vai. Chiedere a uno scultore di fare una riproduzione di una statua senza martello e scalpello, ma con martello pneumatico e la motosega. Non so se percepisci, questo è quello che sta accadendo in questo momento. Ed è una cosa, dal mio punto di vista, estremamente avvilente. Far parlare le persone in un modo surreale, che non esiste. Ti faccio un esempio stupido che è partito parte da tanti anni fa. Dammi quella fottuta pistola. Noi diciamo, mi sia concesso, dammi quella cazzo di pistola. Non diciamo dammi quella fottuta. Fottuto lo puoi usare per dire che sei fregato. Sono fottuto. Non ho più possibilità. Dammi quella cazzo di pistola. Fuck. Cazzo. Shit. Cazzo. È uguale. Questa cosa, selfie, autoscatto, selfie. Sembrerò il vecchio babbione, non me ne frega nulla. Io non me ne può fregare di meno, guarda. Diciamo che doppiare questa è fare cultura, questo noi abbiamo sempre ripetuto, una frase di appunto di Fede Arnaud che dice doppiare e fare cultura, quindi chiaramente si influenzano. L'altro giorno sentivo, io qui come puoi ben vedere non ho la televisione, non ce l'ho dal 2003, quindi sono 15 anni, e non me ne può fregare di meno, mi informo sui giornali, su internet,
non ha importanza, c'ho il proiettore, c'ho lo schermo, al cinema ci vado poco. L'altro giorno sentivo a casa, c'era una bambina, stava vedendo una trasmissione per bambini, come farò a incontrare il ragazzo? A trovare un ragazzo. Come farò a trovare un ragazzo? Perché è tradotto letteralmente dall'inglese. È una cosa veramente fastidiosa e le persone, purtroppo, alcune, sempre più permettono questo. L'apoteosi l'ho raggiunta, l'apoteosi del dovermi trattenere, dal legarmi le mani e respirare profondamente. È stato un compleanno, ho sentito cantare Happy Birthday. A un compleanno, cantare Happy Birthday. Sentire chiamare Babbo Natale Santa Claus. Ma perché? Perché? Sentire dire Merry Christmas anziché Buon Natale. Perché? Che? Ma che cosa provano le persone a fare questo? Si sentono più fighe? Io trovo questa cosa di un provincialismo pazzesco. Un italiano che per fare il figo dice sorry, excuse me, thank you. Io lo trovo, scusatemi, lo dico, un coglione. Da quello che abbiamo capito da questa chiacchierata con te, sicuramente sei anche un grande appassionato di cinema, di animazione, anche proprio come spettatore. Ma c'è un film o un prodotto che ti sarebbe piaciuto dirigere o cui ti sei immaginato di scegliere le voci rivedendolo per la centesima volta e dicendo se fossi stato io il direttore avrei scelto queste voci o l'avrei adattato così? No, questo no, devo dire, mi sarebbe piaciuto affettivamente dirigere tutti i Rambo per ovvie ragioni, ma no, non li toccherei mai, sono così, devono restare così, non li toccherei mai. Mi sarebbe forse piaciuto dirigere il quarto Rambo, quello sì, per alcuni motivi, però no. Ciò che è sacro, insomma, non lo farei. Mentre dovendo scegliere, se qualcuno mi dicesse che cosa ti piacerebbe dirigere e scrivere, mi piacerebbe tantissimo fare un film di Terry Gilliam. Mi piace molto come regista, so che deve fare da anni, vorrebbe fare un Don Quixote, sarebbe una cosa pazzesca per me poterlo fare, ma insomma ci sono troppe dinamiche intorno alle distribuzioni e quindi chi lo sa, magari accade il miracolo come Mazinga Z, ma magari no. Mi piacerebbe molto fare un suo film perché è un regista, secondo me, di un livello assolutamente alto. Un'ultima domanda, Giorgio, questa volta con lo sguardo rivolto verso il futuro. Il vostro settore, il doppiaggio, sta attraversando un momento molto difficile, i prodotti da doppiare sono sempre di più, ma la qualità si sta abbassando perché forse il tempo per doppiarli è sempre più breve. Quali sono le difficoltà principali che tu da direttore, da dialoghista, da addetto ai lavori ogni giorno incontri e nei prossimi anni dovrai affrontare? È un ragionamento che voi fate, che vi state ponendo, in questi giorni, in questi tempi? Guarda, in tutta onestà, l'unica cosa che io spero è che ci sia un'uniformità di intento contro questa inglesizzazione della lingua, che veramente è diventata una cosa pesante dal mio punto di vista, per carità. Anche il fatto dei titoli in inglese imposti, ho fatto Capitan Harlock, mi hanno imposto di chiamare la nave Death Shadow, perché non Ombra della Morte? Perché, tra l'altro, una cosa contestualizzata nello spazio con dei personaggi giapponesi, lui addirittura è tedesco, la nave in inglese, oppure i titoli di film, The Lobster, altro film che ho fatto, i dialoghi, il titolo in inglese, perché? L'aragosta, tra l'altro, è attinente alla trama del film. Io trovo questa, non so se
Non lo capisco se lo fanno perché è più accattivante il suono inglese. Comunque, in realtà io invece la trovo una cosa estremamente triste. Quindi mi auguro che questa sia la tendenza di tutti nel futuro, di difendere la lingua italiana, difendere questo mestiere che non è fatto di onde sonore, ma è fatto di emozioni e di persone che in teoria dovrebbero rendere un servizio a qualcosa che è già stato fatto da qualcuno. Dalle recenti dichiarazioni di Vincent Cassella, ospite da Fabio Fazio, è tornata la polemica. Sì, sì, già lo so. Sì, doppiaggio allora, no, guarda, sottotitoli sì, sottotitoli no. È una polemica antica. Allora, punto primo, e in questo non voglio essere perentorio, ma lo sarò. Vincent Cassel, mi chiedo in quale pianeta viva, visto che in Francia, lo so perché conosco molto bene la Francia, ma molto bene, ci ho passato l'infanzia, i film si doppiano in Francia. I film si doppiano in Francia, i film si doppiano in Germania, i film si doppiano in Spagna, quindi non so in quale pianeta lui stia, forse sta in un'altra galassia, visto che parla dell'Italia come il paese che utilizza il doppiaggio. Secondo voi, voglio dire una cosa, si può scegliere. Esistono i cinema che fanno i film in lingua originale. Nel Blu-ray o nel DVD puoi selezionare la lingua originale e vederti il film con i tuoi splendidi e accattivanti sottotitoli. Se tu preferisci, anziché vedere il film, leggere i sottotitoli, oppure sei così vicino al camaleonte da poter tenere d'occhio le due cose, va benissimo, fatelo. Oggi esiste la tecnologia, c'è la possibilità di scegliere. Ma il doppiaggio in Germania è una cosa importante, in Francia è una cosa importante, in Spagna è una cosa importante. Molto spesso alcuni mi dicono, per esempio, ah, in Spagna per carità come doppiano, non è vero. C'è davvero una differenza tra lo spagnolo doppiato a Cuba, doppiato in Messico, doppiato in Argentina, e lo spagnolo, il doppiaggio della Spagna. Io che sono cresciuto vedendo alcuni film, te l'ho detto, al cinema in Spagna, e comunque facendo parte in qualche modo di questo sistema, ti posso dire che il doppiaggio è un accessorio che viene utilizzato addirittura in Giappone. In Giappone vai al cinema e te lo vedi con i sottotitoli in inglese, oppure il film doppiato, ed in televisione in Giappone i film sono doppiati. Ci sono delle cose di cultura del luogo che non possono essere rese dai sottotitoli. Ti faccio un esempio stupido. Rampart, film con Woody Harrelson che ho fatto tanto tempo fa, c'erano i messicani, vengono chiamati wetback. Wetback, schiena bagnata. Perché? Perché attraversano il fiume per passare il confine, ok? Come dire, contestualizzare in Italia, quando un tempo si diceva che sei un polacco, senza offendere i polacchi, però un tempo di dare del polacco a una persona significava dargli del lavavetri, che ti lavava il vetro. Il marocchino si utilizzava per dire venditore ambulante. Ci sono delle cose troppo contestuali che sono nostre. Wetback, schiena bagnata. Nell'adattamento, nel mio caso, ho messo: se senti puzza di nachos, è messicano. I nachos, sappiamo da dove vengono, fa parte anche della nostra cultura, arriva il medesimo senso. È assolutamente una... anzi, ti dirò di più. In Francia, a differenza di qua, addirittura adesso hanno coniato un termine francese per smartphone. Cosa che noi non facciamo, perché a noi piace tanto dire smartphone, perché a noi ci piace riempirci la bocca di una lingua che non è la nostra e dovrebbe essere soltanto un mezzo di comunicazione internazionale, e punto. Questo non è un discorso nazionalista, non me ne può fregare di meno, è un discorso che siamo italiani. Ma perché io mi devo piegare a un'altra lingua che si impone in tutte le vie? Non mi sento fico, io parlo molto bene inglese e non mi sento fico a dire «Oh, ho visto il film in lingua originale», non me ne può fregare di meno. Se me lo vedo in lingua originale cambio la lingua, tac, e me lo vedo in lingua originale. Se me lo vedo col doppiaggio, me lo vedo col doppiaggio.
punto e basta. Io vorrei fare però un passo indietro, perché tu hai detto Spagna, Cuba, mi è venuta in mente una cosa, ma è vero che hai conosciuto Thomas Milian e sì. Hai avuto modo di parlarci, insomma, nell'ultimo periodo della sua vita? Thomas Milian, che è un mio mito, lo è tuttora, anche se non c'è più, l'ho conosciuto grazie a Paco Fabbrini, che era suo figlio nei film, era Rocky Giraldi. Siccome siamo amici io e Paco, me lo ha presentato al Parco dei Principi a Villa Borghese e siamo stati per un'ora circa a chiacchierare e gli ho chiesto tutto quello che gli volevo chiedere, ma io non gli ho parlato del Monnezza, perché a me non interessa Thomas in quanto Monnezza, ma gli ho chiesto di alcuni suoi film, tra cui La Notte Brava, e lui, gli ho fatto una domanda specifica e lui ha immediatamente capito cosa gli stessi chiedendo e mi ha lasciato senza parole, perché in quel film c'era una scena molto equivoca. Stiamo parlando di un film del 56 o del 58, una Roma completamente diversa, e in quel caso lui non si doppiava, o forse sì, forse lo confondo con un altro. Comunque sì, ho avuto la possibilità di conoscere Thomas Milian. Giorgio, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, per questa chiacchierata, la scoperta dietro le quinte del mondo del doppiaggio, così come tanti tuoi colleghi, insomma, hai fatto parte di questo ciclo di interviste sulla storia e sul mondo del doppiaggio. E come è di consuetudine, come è tradizione, ti chiediamo di mandare un saluto a tutti i nostri visitatori, agli utenti dell'Enciclopedia del Doppiaggio. Saluto tutti gli utenti, tutti gli appassionati, tutti quelli che sono curiosi di questo mondo, tutti quelli che amano anche guardarlo attraverso la serratura, e saluto anche Gerardo Di Cola, che è sempre un piacere menzionare. Mi vengono in mente troppe cose divertenti, troppe situazioni bellissime che abbiamo vissuto insieme, alle cene anche con Romano, quando era nel suo periodo più buono, diciamo, nel suo periodo migliore. E saluto anche quelli che hanno sempre una nota di polemica nei confronti di questo mestiere, che invece secondo me dovrebbe essere difeso e dovrebbe essere continuato, perché noi siamo italiani e parliamo la nostra lingua. Ed è un servizio meraviglioso quello del doppiaggio.